Nessun amico di quello dove ho fatto il biglietto. Se lo mangia proprio lui. No, ma non ci pensare proprio. Io sto a servizio qua da più di 20 anni. Don Pasquale, sempre sei che sta. Non Enrico no, qualche scappatella se l'è fatta, ma a lui non ci devi pensare più. E perché? Potrebbe essere proprio Don Enrico invece. Quella è la signora Amalia qua sopra, abita. Ma tu non sai il resto. Perché? L'ho già saputo. Dopo che se n'era andato il signor Gennaro, è venuta pure la signora Amalia. Ma tu guarda, che voleva? Che voleva? Voleva parlare con Don Enrico. Mi sono messa nascosta dietro la porta e ho sentito tutto. E chi ha detto? Chi ha detto? Si può dire che non c'è Enrico. Voleva denunziare al marito, a chi lo muove via, che la trascura, la fa pedinare, gli leva tutta la libertà. Piangeva, si disperava. Se sapessi, Madonna Enrica gli ha fatto capire che la denunzia non la poteva fare, perché se no succedeva uno scandalo. E quella sa che ha fatto, se n'è andata bella tranquilla tranquilla a casa. E poi ci ha detto pure che era meglio che aspettava, perché se è così al signor Gennaro gli passava pure. Ma tu guardala che la... Avesse un odore come l'ha fatta tragica. Quella ha fatto una specie di sceneggiata. Sì, vabbè, ma che voleva da Don Enrico? Voleva denunziare al marito, a chi lo poverino. Ma te l'ho detto, perché dice che era fa pedinare. Gli leva tutta la libertà. Sì. Questa è venuta a dire. Che lei è venuta a fare la sceneggiata per farsi credere? Può essere pure che già sapeva che Gennaro era venuto da Don Pasquale. E se è venuta a provare una scusa se succede qualche scandalo. Sì, però è venuta qua. Umiliata fino a qua, oi, con un vestito tutto accollato. Sì, secondo me per i sospetti del marito. Ma che dai mo sta novità? Sì, perché il signor Gennaro gli ha comprato degli abiti di taglio antico, abbottonati fino al collo e con le cosce accumigliate, ha detto così. Che solo quelli si deve mettere. Ma tu che stai dicendo? Ma quando mai? Che la stamattina, quando si tocca il marito, stava ancora più scomigliata e ho guardato, sa, ieri scendeva meglio di prima. Già, si è raccontata per la domenica. Ma tu che stai dicendo? Che stai dicendo? Non è possibile. L'ho vista con questi occhi, dovessi cenare domani mattina. E com'è sto fatto? Allora com'è possibile? E mo te lo spiego io com'è possibile. Quella, cioè si è messa a prezzo, ha giurato e spergiurato che non è vero, se l'ha dabbato buono e meglio al marito. Ma si presta presto, si comincia meglio di prima a fare la schifezza. Hai ragione, ma com'è che non capisco mai la prima volta? E poi te la spiego un'altra volta. E qua stamattina non ce ne sono state. No, per fortuna Don Pasquale si è calmato, si è ripigliato, gli è passata la paura. Poi ai signori veramente li ho visti, li ho sentiti pure parlare durante il pranzo. E hanno detto così che è meglio che al signor Gennaro si scorda tutto cosa. Ma un sospetto sulla signora Amalia, pure loro lo tengono. Non ti credo. Ma oggi è domenica, il compare di Don Pasquale non viene. E come no, quello viene tutte le domeniche, viene a trovare il compare e si uno sgarra mai. Com'è bello, ma mica lo sai se è fidanzato. Ah, il fatto di essere bello è bella assai. Ma non lo so se è fidanzato. È proprio un bel giovane, con quella barbetta sottile, che la faccia delicata. Io così lo vorrei un fidanzato. Sembra un angelo. Uè, leva questo pensiero da capo. Quello è nobile. Sì, studia per avvocato. Figurati, non poco tu. Leva questo pensiero. Ma perché mica sono brutta? Ma no, ti ha detto questo. Ma quello ha una della tua condizione, non la guarda neanche in faccia. E poi con quella madre che si ritrova, La madre. La madre, sì, perché il signorino Eugenio è figlio unico e sì, è orfano di padre. La madre, la signora Filumena, è terribile, comanda tutto lei. E sì, lo fa pedinare, passo. Dice che si deve sposare con una ragazza nobile, pura e illibata. Dopo il matrimonio, ovviamente, lei andrà ad abitare con loro. Perché solo lei si può prendere cura del figlio. E che bellezza, io non metto tu. Io sopporto tutto questo. E che deve fare? Quella è la madre, tanto chi lei c'ha matita e si accoglie sì. Carte, tribunale, cliente, questa, quella. Insomma la fascia è contenta, chi lo viene a sapere che cosa combina? Questo pure è vero. Allora me lo devo togliere dalla cava. Quando mi dispiace. Vabbè, mo me ne vado, quasi quasi mi faccio una passeggiata con un betto, il fio del macellaio qua su. Quello mi invita sempre, io dico sempre no. Ecco, brava, così ti togli pure di che sei signor mio genio, E mo chi è? Speriamo che non è proprio lui.
Prego, prego, signora Mari, accomodate. Grazie a lei. Eh sì, veramente sta sul terrazzo. Se volete ve lo vado a chiamare. Grazie. Signora Maria! Qualcun vento! No, a Benevento non ci sono mai stata, ma mi hanno detto che è bella, voi ci siete stati! A Benevento! E siamo venuti a Benevento! E insomma, come siete bellissima! E di nuovo, con i vostri bei vestiti e i nostri vestiti preferiti! E con... E l'attrezzatura da fuori. Ma l'attrezzatura? Cioè no, volevo dire... per il fatto di ieri sera, ci sono delle novità. Ah, tante belle novità, avvocato, sono tanto contenta. A mio marito tutte quelle fissazioni ci sono passate. Ah, veramente? E come mai, come mai? Ho seguito il vostro consiglio, non è dite. Ci sono messa attorno. Insomma, Gennaro si è convinto che sono una moglie fedele e premurosa. Figuratevi che ieri sera siamo andati pure a teatro. A teatro? Veramente? Veramente a San Carlo. A Cancalluccio? Non c'eravamo mai stati. Mai? Mai. Dopodiché siamo andati a mangiare in un bellissimo ristorante a Posillipo. A Posillipo? Esatto. Oh, Posillipo, cara mia. A Posillipo ci sono i ristoranti degli amanti e della passione, quindi bravo, bravo. Era avvocato, a me piace molto. Ah, non ho capito, dite, ripeto. A me piace molto il pesce. Oh. Avvocato, una serata tanto bella. E poi, quando siamo tornati a casa, Gennaro è stato... Gli ha preso la febbre, no. Si è accaldato. È stato tanto appassionato, avvocato, ma tanto appassionato, non so se mi spiego. E mi siete spiegata benissimo. Mi siete spiegata benissimo. D'altra parte, una donna bella come voi ha tutte le passioni di questo mondo. Sì. E poi, avvocato, stamattina, quando mi sono svegliata, ho trovato la colazione come al Grand Hotel. Gennaro era sceso e aveva ordinato tutto al palazzo. Ma non a quello sotto al palazzo, a quello del corso, e ci stava pure in cameriere. È uscito pazzo. E allora una cosa che mi ha fatto così tanto piacere. Poi, dopo la colazione, Gennaro mi ha accarezzato e mi ha detto... Mi ha accarezzato? Mi ha detto, stamattina mi metto tuo vestito più bello che tieni che ci andiamo a fare una passeggiata a Via Torino. Via Torino. E dico, ma quale Gennaro? È uno di quello di lì. I Morticini, no? I Morticini. Dice, ma no, ma anche uno di quelli moderni che ti piacciono a te. Ti devono vedere tutti quanto sei bello. Poi una volta abbia pulito, ti devo comprare uno, due, tre, tutte quelle che vuoi. Ma voi avete capito, avvocato, tutto come prima e mi posso fare pure un'altra volta le passeggiate. Pure un'altra volta le passeggiate. E allora che la rampa in scale. Avvocato, date tempo a tempo, può essere pure che ci vengo. Io sono sempre qua, a vostra disposizione, cara. E comunque, io vi voglio dire, noi il sabato pomeriggio e anche la domenica, e di solito io e mio fratello prendiamo un tè sopra il terrazzo con i pasticcini. E sa, mio fratello fa arrivare un tè dall'India, un tè verde e particolare, perché lui dice che con questo tè combatti i radicali liberi, ma noi i politici. I radicali liberi, quelli delle lughette, quelle delle espressioni, lughette d'espressione. Ma voi non ne avete bisogno, cara. Sì, voi siete un raggio di sole. E sono le creme, appunto. Le creme. No, è la vostra gioventù. Un raggio di sole. E allora volete favorire con noi? Sopra il terrazzo, avvocato. Sopra il terrazzo. Ma guardate, mi fa molto piacere, però dovete mandare a chiamare a Gennaro, perché se no quello fa un'altra volta il geloso. Sì, ma Gennaro un'altra volta il geloso, grazie a scimità. No, lasciamo stare. E allora adesso chiamo la governante. Incetta? Concetta? Uè, Concetta! E comandate, stiamo comandando da mezz'ora qua, eh? E state facendo la vendichella, quella pomeridiana, cara. Ma no, eri impegnata in cucina. Eri impegnata in cucina, eh? E adesso ti spegni.
Vedi, la signora Maria qua, io l'ho invitata a prendere una tazza di tè, quei pasticcini sopra il terrazzo. E vai a chiamare suo marito, se no lui si innervosisce un'altra volta. Il signor Gennaro è il marito della signora, come si chiama? Il signor Gennaro, vai, vada, vai. E lui è per la faccia, cara. Signora Maria, dobbiamo andare. Grazie. Da questa parte, cara. Prego, prego. Fascinante, come sempre, cara. Ma tu hai visto della sfaccia più impettita di prima? E modo del rito, ma mandava a chiamare pure al marito. Ma e chi ci capisce lui? E mo chi? Andiamo a vedere. Prego, prego, signora Filomena, accomoda! Questa bella conferenza. Ma mio cugino sta qua? No, ma per la verità la domenica viene sempre. Viene a trovare il compare suo e a momenti dove viene arrivato. Ah, la domenica viene sempre. E vado a un basquale il compare suo e non ci sta. Non ci sta, veramente si è andata a fare una passeggiata. Però se volete vi potete accomodare sul terrazzo, ci sta Don Enrico. No, no, non mi riesco a aspettare qua. Devo guardare di cose riservate. Scusate, però io adesso devo andare a chiamare una persona, scusatemi tanto. Ma voi guardate, se una mamma deve crescere una figlia da sola, senza marito, e con tutte le attenzioni di questo mondo, e poi arriva una fedente di male femmina, sposata e svergognata, e se lo porta sulla strada della sfiducia. E chi se lo poteva mai immaginare? E certo, quello esce la mattina e si ritira la sera, e uno dice, povero figlio, si accide di fatica. E invece, e giustamente uno come poteva sapere, ma un'anima buona si è messa nei panni di una mamma e mi ha mandato questo, una lettera anonima, e ha già dovuto sapere quello che combinava mio figlio da una lettera anonima. E guardate qua, guardate che parole, voi tutto fate, per lui vi preoccupate e vostro figlio se la spassa con donne sposate. Se la volete ingocciare, facile facile, basta che andate da Don Pasquale e salite le scale. Il signorino naturalmente ha negato tutto, dice che qualcuno che vuole male a me e a lui. Ma io ci credo, lo so che è vero, quella svergognata qua deve stare, in questo palazzo. E poi ha detto pure con gente che Eugenio ultimamente viene più spesso. Ma Don Pasquale mi deve delle spiegazioni, come? Io ti affido un fiore di figli e tu che fai? Un malletto, quello fa la schifezza davanti agli occhi tuoi e tu manco te ne accorgi. Io mi devo battezzare un'altra volta. Queste femmine di adesso tengono una faccia tosta, tradiscono i mariti come se niente fosse. Questa svergognata poi lo cornifica davanti agli occhi e questo manco se ne accorge. Ma io come volesse guardare in faccia su un gran corrupto? Prego, prego, signor Gennaro, accomodatevi da questa parte. E questo motivo? In questa casa c'è qualcosa che non mi può. Scusate, donna Filomena, sono dovuta andare a chiamare il signore del piano di sopra. Niente, non c'è, ma chi era di lui che stava qui? E il signor Gennaro, lui e la signora Amalia stanno sul terrazzo con Don Enrico. Ah, abita al piano di sopra? Sì, lui e la signora Amalia, la moglie. E dimmi un po', com'è sta signora Amalia, la moglie? La signora Amalia, la bella femmina, è giovane, e come va già a ricere. Veste sempre tutta scullacciata, che coscia fuori. Insomma, quando passa lei, si arriva da tutto il quartiere. Ah, e il marito non dice niente. E canta a ricere, chi là a casa non ci sta mai. Ma da vedere un attimo, scusatemi. Prego, prego. Non c'è dubbio, non c'è proprio dubbio, quel disgraziato di mio figlio se la intende con questa svergognata. Quella sta qua, mo lei e quel cornuto del marito. Ma gli faccio una scenata, faccio correre i carabinieri, per quanto è vero che mi chiamo Filomena, capisci? Scusate,
era Don Pasquale, quello si dimentica sempre gli chiavi. Sempre sì, lo so, non mi preoccupate, sono venuta io la stessa cosa. Sentite, comunque, io vi volevo dire che Don Enrico sta sopra al terrazzo con la signora Mari e il signor Gennaro. E dico mio fratello, sta sul terrazzo con la Mari e il Gennaro. Sì. E che ci fa? Sono venuta a fare il fidanzamento in casa. No, tanto piacere di vedere. Eppure a me. Ma certe parole, il fidanzamento in casa. Ah, non capite, non ve lo spiego più, guarda in cucina. Caro Don Pasquale, io da voi pretendo delle spiegazioni. Ma quali spiegazioni? Non capisco. Non capisco. E allora leggete qua, questa è una lettera anonima, mi è arrivata l'altro ieri. La lettera anonima? Pure a voi l'hanno mandata la lettera anonima. Perché l'hanno mandata pure a voi? Ah no, è un periodo, ma dopo gli spiego. Certo, io apposta ve l'ho data, ho visto un capo. No, ho capito. Pensavo che era una cosa personale. Leggete. Guarda, questa lettera è una faccia conosciuta, come se la fosse già. Leggete. Appunto. Voi tutto fate per lui, preoccupate, e vostro figlio se la spassi con donne sposate. Se la volete incocciare, facile facile, basta che andate da Don Pasquale e salite le scale. Madonna mia, ma che stia porando? Allora che? È una parola. Che volete che vi dica, cara donna Filomena? Mi stima e vi rispetto, ma questa è solo una lettera, non dimostra niente. Ah, non dimostra niente. Ma allora come lo dico io, tutto il rosario, dall'Ave Maria al Padre Nostro. Mio figlio Eugenio, il compagno vostro, se la intende con quella svergognata della vostra vicina, quella che abita al piano di sopra e che mostra fuori al terrazzo. Il marito è un cornuto contento, forse si vedono pure in casa vostra, eppure non mi siete mai accorte di niente. Mi sono spiegata adesso, mi avete capito, o almeno devo ripetere alla napoletana. Vi prego, donna Filomena, vi prego, donna Filomena, vi posso spiegare, però cercate di calmarvi. Ma che calmarvi? Io voglio sapere della faccia, della sua sbagliata. E ha finito con nulla, stilla, perché sulla mia mi sentite, non posso parlare. Calmatevi, calmatevi. Perché se no qua succede uno scatto, io e mio fratello siamo persone che prendono gente seria, faccio una figura di niente, abbiate pazienza, non mi va. Ma io, mio figlio, a voi l'avevo affidato, non devi stare attento perché è giovane. Lo so, avete ragione, sono stato distrutto, poi spiego tutto come è andato perché io non tengo niente da me, un mezzo e mezzo forte, Mariello Vicente, vostro figlio, venne da me. Se non faccio qua posso andare pure da un altro avvocato, mi piace che tiene più clienti, chi è questo avvocato? È l'avvocato Massimo, non mi chiede Massimo, è un buon amico, ma mai ha pensato che vostro figlio si faceva mandare il biglietto dall'avvocato e che stava così per stare libero e fare i comodi su voi, che baggiarino. Ma questa storia non finisce qua, la svergognata, mio figlio col binocolo lo deve guardare. Avete ragione. Ma ormai dove state scrivendo? Forse stiamo ancora in tempo a recuperare la situazione. Senti, vi posso spiegare, ho pensato una cosa che forse tu puoi mettere a posto le cose. Vuoi dire? Ma sì, venite per me nel salottino e mi spiego. Va bene. Qua chi ci capisce niente, qua veramente va a finire male, e meno male che da sopra al terrazzo non hanno sentito niente. Speriamo che non arriva pure il signorino Eugenio, sennò qua possiamo mettere pure completo io. Madonna mia, speriamo che non è il signorino Eugenio. Prego, prego, signorino Eugenio, che bella sorpresa. Oggi è una giornata con i controfiocchi, è la primavera, è la stagione dell'amore.
Che giovani per la primavera sono come i fiori, si aprono e si chiudono a comando. Com'è bella gioventù. Un giorno. Ma tu quando eri giovane la sentivi questa ebbrezza nell'aria? Il profumo dell'amore. Io? E tu e chi? Quando ero giovane. Quando ero giovane. Io quando ero giovane sentivo le mazzate della buonanima di mamma. A me che guardava con qualcuno. Povera Concetta, povera Concetta. Non sai che ti sei persa. Cugè, ma qua non ci sta nessuno. No, gli avvocati stanno impegnati. Ma voi non è che vi volete andare a fare prima una passeggiata? Volete tornare qua più tardi? Ma no, Cugè, ma quale passeggiata? Io sono venuto a pigliarmi tutti quei pasticcini. Voi sapete che faccio? Me ne vado un po' sopra a terrazza e mi vado a prendere un po' d'aria fresca. No, no, ma quale terrazza? Ma perché? Ma che è? No, voi non vi dovete muoversi qua, perché donna Rita sta impegnata e ha detto che non vuole essere disturbata. Impegnato sopra a terrazza? Ma che resta l'unità? Vabbè, oggi è una bella giornata e parlano sul terrazzo. E Don Pasquale? Don Pasquale pure, è impegnato con una cliente nel salotto. Anzi, voi sapete che faccio? Non me lo vado a chiamare subito. Brava, brava, eh. Se no oggi tutti i pasticcini se vanno a fare benedire. Eh sì, ma voi non vi dovete muovere di qua. Mi raccomando, non vi da voi. Amore, ti dico, ma chi si muove? Bene. A me questa situazione mi puzza. Di domenica tutti sti clienti, Concetta che fa la misteriosa. E io che volevo vedere se inconciava da Maria. Dopo quella lettera di ieri volevo sapere qualche cosa. Tante volte da sopra il terrazzo mi è andata in via libera. Quando il marito se ne andava al caffè. Amore mio! Che qua? Sì, stavamo sopra il terrazzo. Ho sentito la tua voce e sono entrata con una scusa. E quella cosa di ieri? E tuo marito, una lettera anonima. È tutto sistemato, dopo ti spiego tutto. A Gennaro gli ho raccontato la storia della moglie fedele e mi sono fatta tanti pianti e se l'è bevuta. Ci possiamo vedere un'altra volta come prima. Ma sei ringraziato il Dio. Però c'è un altro problema. Anche mia madre ha ricevuto una lettera anonima. Ma tu che dici? È una lettera anonima. Dice che me la spassa con donne sposate. Ma Gesù mio, che altro dice? Non lo so. Mamma non me l'ha fatta vedere. Ma comunque a me non importa un figo secco. Io ti amo, voglio stare con te. Amore mio, io come ti vedo mi sento tutto il fuoco addosso. Amore mio. Madre, tu sei questa donna. Non è quello che sei. E me da Cina, io mi stanno quando basta in salassato. Ma hai già detto l'assato? Ma chi è sto pizzo di delinquente? Ma chi è? È un avvocato, un signore, mica non ci ci combatte. E poi è delicato, intelligente, sensibile. Cioè, guarda, dai. Divento un innamorato di suo, ma che femmina di tu? L'assato, ha già riso l'assato. Non è quello che ti dico, non è così caro. E che vuole succedere? Voi dicevate che non era vero nulla, che la lettera mentiva di qua, non per qua. Mia moglie con l'amante in casa vostra come se niente fosse. Allora no, tu a mio figlio te lo devi scordare, caro? Ma io mi sono innamorata. Ma tu sei scusata, disgraziata. E mi separo. E i tacci. No, no. La giro io. Ti hanno saltato gli occhi, non mi si fa accorgere. Mamma, fatemi. Sì. Mamma, fatemi fatti vostri, per favore. Tu state zitta. E guarda qua, chi sa questa storia da quando tempo va avanti? E se non era per questa lettera no, io non avrei mai saputo niente. Ma quante lettere no? Mi stanno cavolo. Ma uno andate, non sai quello che fa. Quasi quasi si mette a scrivere la lettera no. Ma poi chi ha scritto tutte queste lettere? Mamma io. Era come se non ci stavo proprio. Sì. Ma
poi non mangia portini. Non ne ho vero, la verità, voi uomini, le brave ragazze non le considerate proprio. Vi mettete con le smargiasse, pure quando sono sposate. Ah, io sono la smargiasse. Io sono una ragazza esuberante. Ma non si chiamano così. Comunque, quando ho capito che c'era la crisi, nessuno mi ha convinto. Ma piata nel marito, sono vendicata, l'ho fatto per gelosia. Ha scritto anche un altro mano, sperando che arriva gli occhi. La donna Filomena, che gli occhi vedeva me, ma non poteva sapere niente. Ehi, vicini, ma lei capite che ha fatto un altro stupore? Ah sì, lo so, ma che ce l'ho fa? Se non era per te non succedeva niente. Hai rovinato la vita a me, a Eugenio, eppure a Gennaro che non sospettava niente. Tu state zitte, perché a te te tengo qua, oh. Non ti credi che finisce così sta storia, eh? E tu, a posto di stare a festa sta svergognando e scatenando, ma potevi fare la cartella, ma la... è una brava ragazza e ti vuole bene. Ma che ne saccia, tu mi volevi far prendere alla principessa ereditaria, che la si mette a fare l'amore con Annina, tu me ne cacciavi di casa, che la tutta ne manca la camminza. Vuol dire che ce la faccio io la camminza. Ah, già, fai tu la camminza, ma io voglio bene ad Amalia. Stai zitto e fai che le cattivi, le capite? Sì, va bene. Scusate un momento, ma io che fine faccio? E che volete fare voi? Che fine volete fare? Voi siete sposata, avete vostro marito qua. Ma quello Gennaro adesso non mi vuole. Rivugole. Don Fratagnelli, ma che state dicendo? Che non era abbozza figure e niente, ovvio. E che volete che sia, Gennaro? Vostra moglie qua è una bella donna, è una ragazza, come dite, esuberante. E se voi la lasciate, qua succede uno scandalo, peggio ancora. Io ho capito, ma che non ha fatto cornuto? Chi mi ha fatto cornuto? Vabbè, ma che vuoi che sia, c'è una... Essere cornuti è una malattia comune, ma ce ne stanno tante cornute, ci stanno i cornute contenti, quelli arrabbiati, quelli consapevoli, quelli inconsapevoli. Ma voi state rimasti inconsapevoli fino ad un certo punto, perché lo stanno tutte qua, adesso lo vi avvertito dire, se stanno zitte. Allora voi dite... E io dico sì, sì, qua, e pigliatevi la nata vota a vostra moglie, e state rimasti a dire, lavorate di me. State con lei, lavorate di meno, portatela a teatro, portatela a fare la passeggiata, a prendere un gelato, al ristorante. Ma voi lo sapete che a vostra moglie vi piace il pesce. Quindi vi do altri consigli. Siete più appassionata con lei, e la sera specialmente, avete capito? E mi sono spiegato, no? Venite qua, vi do un aiutino, un po' di tè verde, avete capito? Perdoni. Perdonarti? E va bene, ma non lo farei più. E te lo giuro. Ecco qua. Vedete? Alla fine tutto si sistema, sempre. Sì, la vita è fatta così, si azzuffa, si litiga, ma poi si arriva sempre il momento di sorridere e dimenticare. E adesso che lo spettacolo è finito, noi vi facciamo un invito e il vostro applauso sarà per noi il dono più gradito. Per fare la festa comunque. Grazie a tutti e buonasera.